La natura è soldo di una debolezza, figlia di una negata gioventù. La terra io dalla palla io, ma è stata l'intesa di spedire, te non ti piace andare sempre a Nemo profeta in patria ci siamo ormai abituati, quindi cosa pensiamo? È praticamente la descrizione di tutta la nostra carriera da quando abbiamo iniziato una quindicina d'anni fa. Abbiamo avuto la possibilità verso il 2005, quando trovavamo spazio in Italia grazie alla Cob Records, comunque di fare qualche concerto all'estero. Ci avevano consigliato di approfittare di questa occasione e ne abbiamo approfittato, è andata bene perché comunque abbiamo trovato un territorio abbastanza fertile per le bands emergenti, per chi si voleva mostrare il proprio progetto. Abbiamo cominciato con un po' di gente, dopo sempre di più abbiamo trovato etichette indipendenti che ci hanno aiutato e siamo arrivati fino a qua. Quello che posso dire è che fino a qualche anno fa, forse per noi il Nemo Profeta in patria sussisteva ancora. Adesso ultimamente stiamo provando a tornare nel nostro paese con risultati più che buoni, cioè non possiamo dire che insomma sia come in Spagna o in Germania, però le nostre sale, i nostri concerti li stiamo organizzando, i nostri festival li stiamo facendo, quindi siamo abbastanza soddisfatti di questo. E stiamo anche notando che la gente sta riniziando ad andare ai concerti, si interessa soprattutto per quanto riguarda anche il nostro genere, insomma il punk in generale, e è piacevole questa cosa e secondo me avrà un seguito ancora maggiore, diciamo. E invece per contrario, per fortuna il mondo è molto più grande di uno stivale, quindi all'estero ci sono altre realtà interessanti da cui forse sarebbe anche interessante apprendere qualcosa, no? Dall'Italia ci aspettiamo un percorso, se non da zero quasi, che per noi è qualcosa di intrigante, perché ormai essendo arrivati magari a un certo livello all'estero, ricominciare comunque a vivere ancora quell'esperienza che abbiamo già vissuto nel nostro paese è anche qualcosa che ci può dare anche un po' di carica in più, quindi ci aspettiamo di fare un percorso simile, ora che comunque c'è molto più spazio per la musica alternativa, soprattutto per il punk in Italia. Ci aspettiamo appunto di crearci il nostro piccolo mondo suonando, cercando di mostrarci a più gente possibile e dopo vediamo quello che succederà. In Italia sicuramente c'è una, per forza di cose, una comprensione maggiore dei testi e delle tematiche che, sì, esatto, speriamo possa dar vita a qualcosa, qualche riflessione, oppure gente che viene anche a vederci per quello che diciamo, insomma, questo è importante. La mia città. La professionalità fa la differenza, però la professionalità secondo me è un termine troppo abusato e rischia di diventare anche un po' troppo arrogante come cosa. Per noi professionalità vuol dire offrire uno spettacolo suonato al massimo delle tue potenzialità e soprattutto del tuo impegno, perché comunque la gente paga per vederti e tu devi dare sempre il massimo. Per me questa è la professionalità, non vuol dire diventare l'Ingi Malmsteen della situazione, fare a soli per 260 battute. Secondo me vuol dire offrire qualcosa in modo tale che la gente possa capire che ha pagato per vedere il massimo,
quello che stai dando, che quello che stai dando è il massimo. Per me questa è la differenza tra un rispetto a quello che anyone can play guitar. Sì, certo, anyone can play guitar, però con una certa attitudine, secondo me. Mi è capitato di vedere molto spesso delle band che, per quanto sappiano suonare, offrono uno show molto freddo, tecnicamente impeccabile, però molto freddo. Per me questo non è un indice di professionalità. La professionalità è un concerto magari impeccabile, però dove ci metti tutta l'energia per coinvolgere le persone. Sono perfettamente d'accordo. Come si pone il punk? Potrei risponderti con raccontandoti quello che abbiamo fatto ieri. Siamo andati a vedere un concerto, il headliner erano gli Offspring, noi eravamo andati per i Pennywise e Good Riddance, e c'è, devo dire che c'è un revival negli ultimi anni, negli ultimi 2 o 3 anni c'è stato un revival della musica punk, specialmente quella punk americana, californiana, un po' più melodica, ma anche dell'hardcore. Si può dire che c'è una bella scena hardcore sul nel veneziano. Io credo che ci sia un revival. Quello che può offrire la musica punk è quello che può offrire qualunque cosa che viva un momento di, tra virgolette, di notorietà per la gente. Cioè, si può creare una scena, il punk ci ha insegnato negli anni passati che si può creare una scena musicale alternativa duratura con una certa attitudine nel suonare e nel proporre questo tipo di musica. Io personalmente sono molto contento di suonare, perché alla fine, essendo nato a Marghera, sono attaccato a rivolta. Quindi, insomma, con l'ambiente di Sherwood, tra una cosa e l'altra, ci si è sempre avuti a che fare. Sono venuto con l'altra band, con i Danny Trey, a suonare. Non ero mai venuto a suonare, sono venuto un sacco di volte da spettatore, tra Caparezza, NoFX, eccetera, eccetera. Devo dire che lo Sherwood, come festival, è l'unico festival, noi suonando tanto in Italia, è l'unico festival che mi ricorda la professionalità dell'estero, in cui abbiamo suonato in Italia, perché cioè anche solo vedere come si è organizzato il soundcheck, l'arrivo della band, c'è qualcosa di serio, cioè, si vede che c'è un lavoro molto pensato e molto fatto bene dietro. Speriamo noi di poter ricambiare il favore fattoci per farci suonare nel palco principale. Speriamo ancora abbastanza gente. Io sono molto contento di suonare qui. Sono d'accordo con quello che ha detto, e per fortuna che c'è lo Sherwood, per fortuna che è una realtà consolidata e che, come si dice, che abbiamo questa fortuna di poterci partecipare finalmente attivamente, e speriamo di tornare presto. La collaborazione con San Paolo è cominciata molto naturalmente, noi la conoscevamo già tramite il sentito dire, insomma il passaparola che ci siamo dati tra gruppi, tra lo Sfastidio, gruppi con cui ci conoscevamo, e abbiamo suonato per la prima volta verso la fine del 2007, in occasione proprio di una partita del campionato. Il post partita è stato un concerto, e da di là è cominciata una collaborazione col San Paolo. Siamo piaciuti, abbiamo scritto la canzone, quella canzone è diventata un singolo per una raccolta fondi per costruire una gradinata per i disabili allo stadio del San Paolo. Di là le cose sono sempre cresciute, alla fine consideriamo i concerti ad Amburgo nel quartiere San Paolo come quelli più gremiti in Germania, ad esempio, dei Talco, quindi la collaborazione è molto viva. Abbiamo suonato anche allo stadio 6 anni fa,
È una, diciamo che è una situazione molto particolare, nel senso positivo del termine. È una tifoseria che non si limita solo alla curva e non si limita solo al tifo calcistico. Ce ne sono molte in Europa, per quello, che sono un po' offuscate magari da episodi di violenza dell'altra fazione. Però devo dire che il San Paoli è qualcosa di eccezionale, perché ha sempre 20.000 tifosi. E 20.000 tifosi per una squadra che tra la terza e la seconda divisione, che sta tra la terza e la seconda divisione, impegnati socialmente, è un fatto eccezionale per l'Europa, secondo me. Fare prepugilistica con Adrian a rivolta, è fantastico, la gente ovviamente, ma l'ambiente è una cosa importantissima che anch'io sto cercando di portare anche ad altre persone che magari di primo acchito non si avvicinerebbero a questo tipo di realtà, e spero possa avere ancora più eco, perché merita tantissimo.